Si è lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti quanti ai miei telespettatori di Vatican Service News, anche di Sharbel TV, come l'avete notato sul nostro portale. Stiamo di nuovo mettendo le informazioni di Vatican Service News, l'agenzia che da molto tempo, molti anni, dal 2005, sto guidando. Le informazioni che possiamo anche trasformare quelle dalla Polonia, da Italia in lingua anche italiana, spero che presto potremo anche fornire. Voglio salutarvi tutti quanti che siete in diversi paesi, soprattutto dove vivono italiani, in Italia. Dopo Epifania conosciamo. Si concludono le feste, diciamo, natalizie. In Polonia invece proseguiamo ancora fino al 2 febbraio. Da noi qualcuno, diciamo, conserva diciamo, l'albero di Natale fino anche febbraio, perché in questo periodo in Polonia c'è la benedizione delle case. I sacerdoti stanno camminando sulle case, benedire proprio ogni giorno, tutte le case nelle parrocchie. Penso che un momento molto bello, perché quando arriva un sacerdote, posso dirvi, è una festa a casa. Certamente ci sono anche quelli che non si sono aspettati. Che non frequentano in chiesa, ma sacerdote è arrivato così improvvisamente, allora per loro è un piccolo disagio. Ma voglio dirvi che quelli che aspettano sono i bellissimi momenti, perché tanti, tanti aspettano anche davanti casa, anche se c'è freddo. Adesso, quella trasmissione che voi vedete oggi, questa mia catechesi, trasmetto da Varsavia. Veramente. Oggi abbiamo 17, meno 17 gradi, allora molto freddo. Per questo, quando ho visto un sacerdote che stava camminando per casa, per benedire, è una veramente fatica, ma ci vanno perché è un bel momento anche, non soltanto benedire le case, ma il bellissimo momento di incontrare la famiglia, di parlare anche su certi problemi, e questo è un bel apostolato. Cari fratelli e sorelle, allora oggi stavo pensando, dopo le feste, quale prendere la tema di questa catechesi. Ma io penso che certamente vogliamo sempre a vedere il messaggio forte che il Signore ci lascia subito dopo la sua nascita. Qual è il messaggio? Cercate me. Cercate la strada che vi porta da me. Certamente, dai pastorelli di Betlemme, noi vediamo San Charbel, voglio tanto, tanto salutare tutte le case di preghiera di San Charbel, ma voglio dirvi, San Charbel, io lo chiamo un pastorello, pastorello così, che era pronto subito a cogliere il messaggio di Dio. Vieni, segui la strada, vieni, seguire la luce proprio, come sappiamo, quella luce che si ferma, si è affermato, si fermò, proprio nel luogo dove nasce Gesù Cristo, perché dopo Gesù non c'è la luce più grande, è una luce più forte, è il Signore, per quello non c'è più. Poteva essere questa stella che brillava di più, ma davanti la grotta di Betlemme si fermò, perché qui c'è una luce eterna, la luce più forte che illumina qualunque il buio,
qualunque il buio. Veramente, io voglio tanto in questa catechesi parlare su questo messaggio di Gesù. Cercate me, cercate, e dove cercare? Cercare nella Chiesa, cercare nell'altro uomo, cercare dappertutto, cercare i segni della presenza di Dio intorno di noi, ma io vi posso dire sì, i segni sono importanti perché anche la stella di Betlemme era il segno di Dio, la traccia, voleva dire seguite, ma non solo quel segno, perché si deve uno fermare davanti Gesù e prendere una decisione, fare una scelta. Resta con me, chiede il Signore, o vuoi seguire l'altra strada, o vuoi cercare una stella sbagliata? Certamente puoi fare come i pastorelli, potevano dire non è una nostra metà. Qui c'è soltanto pausa nostra del cammino. No, per i pastorelli era questo momento quando si sono fermati nella grotta di Betlemme e tutti quanti, che poi sappiamo chi è arrivato a onorare il bambino di Gesù, per loro è la fine della strada. L'hanno trovato Gesù. È proprio questo è il messaggio. Noi dobbiamo fermarsi dove è Cristo, è quello che noi vediamo oggi, la sua presenza nell'Eucaristia, che noi la possiamo adorare, possiamo adorare, possiamo veramente essere con Lui. Quando camminiamo sulla strada e sappiamo che c'è l'adorazione eucaristica in qualche chiesa, in qualche cappella, fermati, perché in quel luogo è la fine della strada. Fine è un inizio di vivere con Lui, di camminare con Lui. E questo è molto importante. Allora andiamo avanti. Andavanti oggi nel mio piccolo discorso, perché quella catechesi è forse più breve, sì, di capire, guardando la figura di Saint Charbel, noi vediamo un pastore. Vediamo un pastore che ci invita di dire scegli Gesù, non perderai nulla, non puoi avere paura che sarai legato in qualche modo, che non avrai la libertà tua. No, non devi avere di questa paura, di queste cose. Qualche volta sembra che uno ha paura. Ma no, io quando ho in mano questa immagine di Saint Charbel stavo pensando subito, sì, prendici, nostro Padre Santo, in mano tutti, prendici per mano, perché da soli siamo persi, senza un pastore così umile, così pieno della luce di Cristo, della luce. Per quello noi sì, siamo cercatori della luce di Cristo, la luce dentro l'uomo. Ma è un invito a questo anno. Certamente che appena l'abbiamo iniziato, molto importante. Invito
da Maria, cercate di portare questa luce agli altri, portare questa luce. Quando l'ho avuto incontro veramente questi giorni anche in diverse case di preghiera di San Charbel in Polonia, perché sto visitando anche così per incontrare loro, per rafforzare la loro unione. È ultima casa a Piasecz, no? Vicino Varsavia, la casa numero 70. Abbiamo pregato insieme, abbiamo capito che qualcuno ci sta accompagnando, ma sappiamo per noi, il nostro santo e soprattutto la Madre Celeste. Ma bellissimo quanto l'abbiamo parlato questo anno, preghiamo per sacerdoti. Abbiamo bisogno di sacerdoti santi. Sono tanti che stanno lasciando sacerdozio. Ma quelli che pregano in sala di casa di Charbel mi dicono: sai padre, noi ogni primo venerdì del mese, sai come facciamo? Facciamo una cosa molto bella. In un piccolo gruppo di persone andiamo vicino alla nostra chiesa, anche di notte perché non lo vogliono loro. Le porte sono chiuse della chiesa, il cancello, ma noi si veniamo così vicino quella porta per dire insieme rosario per i sacerdoti che forse si stanno preparando a dormire, per i sacerdoti che possano avere l'amore, sguardo, quello sguardo vero, sguardo del Signore. Eh sì, bella iniziativa. Mi piace quando sento che le persone pregano per sacerdoti, ma io invito sacerdoti, pregane per le persone. Preghiamoci più intensamente a questo periodo delle nostre prove, ma andiamo avanti. Pregare uno per altro. Certamente questa è anche grande invito, perché dentro il sacerdote noi vogliamo vedere quella luce di Dio, così mi dicevano, e nelle case di preghiera noi proprio preghiamo per questo, cari fratelli e sorelle. Per questo sono felice che nascono questi luoghi a pregare. È questa bella evangelizzazione dentro la casa, fuori. Eh sì, cercare ogni giorno quella luce, ma se non la trovi, portare di quella luce del Signore. Allora sempre una opera bella. Qualcuno disse: come sarà questo anno? Nessuno lo sa. Nostri desideri, diciamo, per questo anno. Cosa vogliamo? Ma anche io mi sono fatto la domanda. Girare sempre, sì, certo, Signore, che se tu vuoi sono pronto, ma anche voglio fermarmi in questo anno in diversi luoghi, portando proprio immagine di San Charbel, dei santi. I luoghi così comune, nelle stazioni ferroviarie, nei luoghi proprio dove c'è tanta gente, e restare davanti loro con quel messaggio di questi due santi. Mi piacerebbe tanto, senza vergogna nessuna, per indicare forse qualcuno che passa alla stazione o in quella via, per dire: fermati, perché c'è Gesù, perché è nato, perché è morto, risorto,
per te perché ti ama. Così, cari fratelli e sorelle, concludo a questa catechesi breve all'inizio di quest'anno, ma certamente questa domenica, domani, ho una celebrazione con altri gruppi di preghiera di Saint-Charbel, un ritiro, ma vi ricorderò tutti e ci vediamo presto in Italia, ma certamente voglio dirvi che siete sempre nella mia preghiera, tutti. Lo offro tutti al Signore. Grazie e vi aspetto sabato prossimo, come sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Arrivederci.